Rieccoci nuovamente a Yalam. A questo giro non ho particolari oggetti da dover recuperare dal nostro amico, ma abbiamo un sacco di soldi e tanta voglia di donarli. Solo uno di loro in realtà è relativamente utile. Il cuore del golem è l'unico in cui ho una mezza speranza di ottenere qualcosa che ci serve. Che culo, la prima, meno male signora. Vediamo se è buona per qualcuno. Penso proprio di no. Peccato, vabbè, almeno l'abbiamo ottenuta, almeno lo sappiamo. Il resto, chi se ne frega. Perfetto, ci siamo svuotati tutti gli elementi che erano craftabili e abbiamo venduto tutto quello che non ci serviva, compreso quello che abbiamo craftato. Non penso che siamo messi male a livello di equipaggiamenti e simili, però... non lo so. Diamo un'occhiata alla mappa prima di tornare indietro. C'era rimasta l'isoletta dove avevamo incontrato la tartaruga, questa qui, che però richiede ancora una psi energia che non abbiamo. Questo l'abbiamo fatta. Qui c'è tutto il vecchio continente del gioco e non ci sono spiagge a cui approdare. Mi chiedo se da qua però, e non credo perché credo ci saranno gli alberi, possiamo proseguire da qua e risalire, ma come dicevo mi sa tanto di no. Stessa cosa qua, non ci sono spiagge e via, torniamo indietro per l'ennesima volta. Rieccoci alla fredda isoletta del nord. Siamo qui per nessuna ragione in particolare se non per prendere questa mela. Esatto, niente più, niente meno. Poi già che ci siamo abbiamo lasciato una spiaggia qui che non siamo mai andati a vedere. E tra l'altro qua c'è il faro di Mercurio. Vediamo questa spiaggina che cosa nasconde. Assolutamente nulla. Sono molto contento. Ma salendo sempre più a nord siamo nelle terre del nord. Pensa un po'. E le terre del nord sono piene di scogli. È un labirinto continuo di sassi. Sassi e ghiacciai tra l'altro. Giusto perché siamo già in questa zona, volevo vedere. Esatto. Guarda Kraden, c'è un enorme muro di ghiaccio che ci blocca. Ah, se non facciamo qualcosa non potremmo proseguire, Felix. Esatto, volevo esattamente arrivare qui per poter proseguire con la storia. Abbiamo bisogno di qualcosa che abbatta un enorme muro di ghiaccio. Che cosa potremmo usare? La risposta a questa domanda la troveremo qui a Loho, dove c'è un altro Digin. Di cosa avete bisogno voi? Di qualcosa per abbattere quel muro, vero? E se ti butto dentro questa grossa palla di magma? Shkadaboom! Mi ha fatto molto ridere che siamo scappati dopo averla inserita. Stanno tutti bene? Avete sentito? Il rumore è stato fortissimo. Chi credete di essere per fare tanto rumore? Ehi, guarda! Hanno abbattuto il muro! Perché mi guardate? Non me, il muro! Guardate il muro! Oh, cacchio! Il muro è sparito! Praticamente sì, ora si può passare dall'altra parte! Come siete riusciti a sfondare il muro? Ah, non importa. Ciò che importa è che ora potremo scavare dall'altra parte del muro. Già, non importa com'è successo, possiamo scavare. Avete fatto ciò che chiedevamo, il cannone è vostro. E come lo portiamo? Ah, sarà duro trasportarlo in giro. Sono nuovi in città, vero? Verranno dall'Ateco o dall'Esperia? Ah, non so, ma ti posso dire che sono venuti via nave. Ehi ragazzi, serve gente! Sì, ne ho visto una ancora vicino alla spiaggia. Ancorata. È la vostra imbarcazione, no? Era il vecchio. Perché non lasciate che montiamo il cannone sulla vostra nave? Con piacere, grazie. Fate pure. Sì, certo, come fate in tre? Quanto siete forti! Mi fa molto ridere come la stanno spostando quella cacchia di cannone. Beh, abbiamo ottenuto un cannone. Spero siano tutti più contenti ora. Allora, levitazione. Cosa si nasconde dietro questo sasso? Credo sia un oggetto. È il cuore di un golem. Ottimo. Non ho voglia di tornare dal fabbro, non adesso. E tu invece, vieni con noi. Che Digin sarà? Vediamo. Tregua.
Calma nemici. Negozio una tregua. Beh certo, non mi aspettavo diversamente da questo nome, però. Se lo diamo a lui diventa un discepolo. Ed infine anche lui un maestro. Ok, dovremmo aver trovato tutti quelli di vento ormai. Ce ne mancano 3 più 2, 5. Ok. Non so se abbiamo trovato tutti quelli di vento, però. Oh, aspetta, ce n'è un altro qui di cuore di golem. Cavolo. A sapere prima che ne trovavamo così tanti, 2. Aspettavo ad andare dal fabbro. Dannazione. Non dovete preoccuparvi, abbiamo fissato saldamente il cannone sulla nave. Ora possiamo iniziare a scavare del terreno a nord del muro. Grazie, è stato un piacere. Ciao, ciao. È stato un piacere anche per me. Si ritorna a nord. E voi vi chiederete probabilmente perché non sei venuto direttamente qua e poi sei andato a nord. Per storia? Ok, siamo ritornati qui perché c'è una chimera in mezzo al mare. Dicevo, siamo ritornati qui al grande grosso muro di ghiaccio. C'è un enorme muro di ghiaccio. Niente di cui preoccuparsi, Jenna. Dovremmo usare il cannone preso all'ojo. Vero, se il cannone può distruggere un muro di pietra, pensate al ghiaccio. Felix, portaci tra quei due blocchi di ghiaccio per ripararci quando spari. Ci penso io, capo. Dovremmo essere sicuri se spariamo da qui. Dai, Felix, mira il muro di ghiaccio e spara quando sei pronto. Spara la sfera di magma! Kaboom. Già. Grande, ce l'abbiamo fatta. Ora possiamo continuare. Perfetto, dirigiamoci verso il mare settentrionale. Andiamo. E Jake e gli altri dicono niente? Oh, che bella scena. Eccoci. Oltre questa parte di mappa. Questo posto non sia sulla mappa. Non proprio, però. Siamo sul ghiaccio. Non possiamo navigare oltre. E non sappiamo minimamente dove cazzo siamo.